Arriva dalla Campania in una gara di ottimo livello il Memorial Raffaele Ianiello a Sant'Amaro, in provincia di Caserta, il primo successo negli allievi del gruppo sportivo Iperfinish di Fucecchio. La squadra preparata dagli ex professionisti Francesco Casagrande ed Elia Favilli e guidata dai direttori sportivi Alessio Luci e Gabriele Matteucci. Si è trattato di un trionfo in una volata dominata dal vincitore Edoardo Agnini e dal suo compagno di squadra Lorenzo Luci, che ha conquistato il terzo posto al termine di una gara di 56 km veloce e sempre con controllata dal sodalizio fucecchiese, spettacolare anche per il contesto perché il plotone ha girato il Real Sito di Carditello. Continui i tentativi di fuga con la presenza sempre di un atleta della Iperfinish, una delle formazioni allievi toscane più forti. Proprio nelle battute finali della gara c'è stato un tentativo solitario di Niccolò Cianti, sfumato ad un paio di chilometri dal traguardo, dove comunque sono stati Agnini e Luci i due brillanti protagonisti al termine di una volata iniziata dal valdarnese Roggi. Con le immagini realizzate dal regista Giovanni Grammegna andiamo a riepilogare l'ordine d'arrivo: primo Agnini dell'Iperfinish, al secondo posto Andrea Melori della PS Cycling Team e podio completato da Lorenzo Luci dell'Iperfinish. Quindi nell'ordine: quarto posto per Chinellato, al quinto Gennaro Matrone del team Cesaro Franco Ballerini, sesto Arduini, settimo Fornelli, ottavo Bartolotta, nono Strianese e al decimo posto, anche lui per il team Cesaro Franco Ballerini, Giovanni Di Lauro. Ma tutto l'evento ha confermato la bontà del lavoro organizzativo di una società giovane e già capace di riscuotere successo negli ultimi anni di lavoro. Il team Cycling Santa Maria Capua Vetere, con il presidente Roberto Adonisio e i suoi diretti collaboratori, non sbaglia un colpo. E anche a Sant'Amaro è stata una domenica di grande spettacolo, nel ricordo di un amante dello sport del pedale. Raffaele Ianiello ha vissuto di passioni, condividendo quella per il ciclismo con i figlioli Vincenzo e Maurizio, ottimi dilettanti. Vincenzo arrivò ad un passo dal professionismo e ora onorano come meglio non si potrebbe la memoria paterna. La prima prova del leggero vale anche come ricordo dello sfortunato Antonio Busico, promessa del ciclismo campano scomparsa prematuramente. Ci tenevamo a creare qualcosa, ma anche diciamo per il ciclismo giovanile, come ben sai, sento parlare, ora sono un po' fuori dal giro, ma sento parlare molto di tante difficoltà nell'organizzare gare, trovare ragazzi che vanno in bici. Quindi oggi organizzare questa cosa in memoria di mio papà e avere poi, tra l'altro, permettimi di dire, la presenza di un grande ex professionista come Francesco Casagrande oggi qui, per noi è più che un onore avere la sua presenza. Abbiamo creato proprio questo gruppo per organizzare queste gare giovanili. Il nostro intento è stato fin da subito questo. Non volevamo tesserati amatoriali, ma solo persone che avevano la nostra stessa idea, quella di creare qualcosa per i giovani. Oramai sono 6-7 anni che ci stiamo riuscendo e quest'anno con Maurizio abbiamo deciso di fare questo memorial per Raffaele. Come dicevi tu, un nostro amico, per me un secondo padre, perché comunque ciclisticamente mi ha cresciuto lui. E quindi quando Maurizio mi ha detto di questa cosa abbiamo subito accettato e collaborato insieme, e quindi anche lui adesso fa parte della nostra società. Abbiamo visto una volata spettacolare. Oggi sarebbe stata corsa per te? No, però io scattavo sul cavalcavia. Sicuro, era l'unico modo per provare a fare sì, la differenza. No, la facevo difficile per i velocisti. Sicuramente mi sarei impegnato per renderla difficile questa gara. Vabbè, comunque tutto benissimo oggi. Tutto benissimo, è andato tutto alla perfezione. Sono circa 3 mesi che siamo qui ad organizzare questa gara. Oggi tutto perfetto, tutto organizzato nel minimo dei dettagli. Tutto perfetto, tutto bello. Carico. Candido. Aspetta.